Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti e bentornati a Vox Populi. Oggi siamo a Voghera e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Sono molti gli interrogativi che ci si è posti all'indomani della grande paura di Piazza San Carlo a Torino. Il bollettino è impressionante, lo sappiamo, oltre 1500 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Tutto molto probabilmente a causa dello scoppio di un petardo che ha fatto immediatamente pensare ad un attentato terroristico. La prima domanda che le faccio è la seguente. In un momento come questo, secondo lei, era opportuno radunare 40.000 persone in una piazza? Assolutamente no, era troppo piccola e poche uscite, quindi secondo me era da dividere, più schermi e più persone divise per numero di piazze, insomma, le piazze di Torino ne ha. Quindi a queste condizioni avrebbero potuto organizzare differenti eventi, non tutto concentrato? Quando è stato? 2013 gli schermi erano due, in due piazze diverse. In modo che. Questa è la mia opinione. Beh, credo che comunque non dipenda da una volontà, diciamo, istituzionale. Ok, lì c'era l'evento. C'era un maxi schermo però in piazza, quindi invogliava le persone a radunarsi. E d'altra parte però è l'abitudine di questi tempi, ecco, di riprendere un evento così importante tramite maxi schermi e strumentazioni del genere, ecco. Quindi lei dice era quasi impossibile evitarlo? Sì, perché altrimenti dobbiamo chiuderci in casa e non va bene, ecco, sarebbe controproducente. L'alternativa che hanno adottato per esempio in Spagna è quella di aver dato la possibilità ai tifosi di guardare la partita in un luogo più sicuro, cioè allo stadio. Infatti i tifosi del Real si sono radunati allo stadio Bernabeu. La Juventus ha uno stadio di proprietà, lo sappiamo. Pensa che avrebbero dovuto sfruttarlo in alternativa alla piazza? Alla luce dell'esperienza posteriore. Sì, però come si fa a prevedere cose di questo tipo? Ecco. No, per me è giusto aggiustarla per qualcosa deve vedere, però per quello che fa scoppiare è sbagliato. Bisogna un po' di controllo loro, a vedere quello che non sta bene e farla pagare. Il comune avrebbe dovuto attuare il divieto per evitare la vendita di bibite in bottiglie di vetro, no? Questo non è stato fatto, il comune ha ammesso appunto di non avere messo questo divieto. Cosa ne pensa della scelta del comune di Torino? Questa è una cosa così relativa. Poi la gente se le procura, le porta al bar, c'erano ragazzi con zainetti, quindi il divieto è relativo, insomma sta al buon senso delle persone. Per finire, lei parteciperebbe ad un evento oggi come oggi che porta un'affluenza tale oppure no? Sì, io non ho paura. E magari ci stai più attento, non lo so, non so che accorgimenti potresti adottare, però sì, sono tutti segnali che fanno pensare anche alla potenziale pericolo, eccetera. Ecco, una cosa che mi ha lasciato abbastanza i vetri. So che ci sono delle regole che è assolutamente plastica, dopo una certa ora, in certi ambienti, per cui lì sì. Diciamo che quindi c'è una concomitanza di circostanze che non sono state applicate alla regola che hanno concorso purtroppo al risultato finale. Però io dico, se bloccarle, vietarle o chiuderle anche, sì, potrebbe essere un'idea, però... Non lo so, però fermarsi io dico no, perché allora, e qui non è terrorismo, non c'è stato, e se no la diamo vinta a delle correnti estremiste, e qui purtroppo non c'è neanche quell'imprevisto, ecco, non c'è, è proprio stata una casualità secondo me. Poi sì, probabilmente, ecco, c'è da dire che il manifestarsi come si è manifestata questa cosa vuol dire che sei tirato, perché sentire uno che si mette a gridare, ok, beh, aspetta, verifichiamo prima
la causa, ecco, quindi vuol dire che sia proprio al limite, però paura ormai era sì, però bloccarsi secondo me no.